chiamo Nicola Bonura, ho 26 anni, ho iniziato CrossFit nel 2016, quindi è quasi 5 anni che lo pratico. Mi chiamo Francesca, ho 23 anni e faccio CrossFit da 3 anni. Mi chiamo Yuri, ho 24 anni, faccio CrossFit da 4 anni e mezzo. Mi chiamo Chiara Salandra, ho 23 anni, competo e pratico questo sport da 4. A parte l'adrenalina da gara, sicuramente una delle cose che mi piace di più di tutte quando competo è il mettermi alla prova, workout dopo workout, e testare tutto ciò che ho allenato nel periodo pre-gara. Poi sicuramente c'è tutta la parte di divertimento e condivisione che avviene nell'area warm up con gli altri atleti. La differenza tra competere in team e competere individual è sicuramente che intanto l'ansia e le difficoltà di un workout o della gara stessa sono divisi all'interno dei componenti del team. Poi le gare a team sono veramente goliardiche e sono fatte per divertirsi sicuramente, rispetto che una gara individual dove magari devi affrontare tutto da solo. Sicuramente durante il lockdown non è stato semplice per nessuno trovare soprattutto degli stimoli e degli obiettivi, però sono più o meno riuscita sempre ad allenarmi in modo costante e adesso si spera appunto di ritornare a gareggiare e di avere nuovi obiettivi. Il mio background come atleta è la ginnastica, a 5 anni ho iniziato a fare questo sport e ho fatto tanti sport nella vita, però più serio è stata la ginnastica. Ho iniziato a fare questo sport perché ti prepara fisicamente per qualsiasi cosa e sicuramente a livello agonistico una persona normale non farebbe quello che stiamo facendo noi e questo ci rende diversi. Il lockdown non ha avuto un impatto positivo dal punto di vista psicologico, però ho cercato di trarne qualcosa di positivo e ho comunque continuato a allenarmi e cercare di mantenermi in forma con ciò che avevo a disposizione anche a casa, quindi magari gambe, corde. Penso di poter aiutare tanto il mio team dal punto di vista del barbell cycling o comunque degli UNRM, magari se ci sarà un bel bilanciere pesante all'interno di un workout o comunque alla ricerca di un RM e al fitness freak, sicuramente sarò uno che può dire la sua. Allora, il workout che preferisco sicuramente ha come componente principale la ginnastica e anche un po' di bilanciere, mentre sicuramente se invece devo pensare al workout che non preferisco, quello che soffro un po' di più, avrà sicuramente ergometri come vogatore e magari wall ball o comunque tutti elementi in cui io, che sono un pochettino bassa, faccio un po' fatica. Nella competizione mi piace l'adrenalina, e mi piace confrontarmi con i miei avversari e ovviamente lo spirito sportivo, lo spirito dell'atleta che ho da piccolo non mi lascia stare mai. Il team più difficile da battere in questa gara non c'è perché noi non abbiamo paura di nessuno, non teniamo paura a niente. In realtà è la prima volta che competerò a team, però sicuramente ciò che trovo di positivo è il fatto di condividere la fatica a vicenda e affrontare la gara insieme. Allora, il miglior momento d'atleta sicuramente secondo me non è ancora arrivato. Spero che arriverà, ma credo che comunque anche nel momento in cui arrivi non c'è mai un momento migliore. Si può sempre fare meglio e ci sarà sempre qualcosa di meglio. In realtà non penso che io abbia mai avuto un migliore momento d'atleta, perché tutto quello che ho fatto da quando ho iniziato a fare CrossFit mi è sempre piaciuto e penso che fino ad adesso tutto è stato un miglior momento. Allora, il mio peggior momento d'atleta sicuramente è stato uno dei peggior momenti, perché comunque ne ho avuti tanti, ma quello più che mi ricordo, che mi è rimasto più impresso, è stato sicuramente agli Open nel 2018, il workout 18.3 mi sembra, che c'erano gli handstand push-up strict e in una combo con overhead walking lunge e handstand walk. Mi sono completamente imballato e sugli handstand push-up strict non riuscivo ad andare più avanti e lì mi sono sentito veramente una merda. Sicuramente mi piace competere in team, forse più che individual, perché comunque sicuramente ti diverti di più, è più divertente e puoi comunque oltre a condividere la fatica anche imparare tanto dai tuoi compagni. Probabilmente il nostro punto forte è la ginnastica, ma comunque siamo abbastanza equilibrati come team e cerchiamo di compensarci uno con l'altro. Il miglior aspetto che do al mio team è forse l'equilibrio in tutte le capacità e la ginnastica soprattutto. Il punto debole del nostro team è, penso che ognuno ha il suo, però tutti insieme noi lo compensiamo. Momenti peggiori tanti, però affrontati nel migliore dei modi. Comunque dopo ogni momento brutto c'è sempre un momento felice
e di recupero. Credo che il nostro team sia forte sulla ginnastica e poi comunque ci compensiamo su tutti gli altri elementi. Per superare un momento difficile durante un workout, di solito, oltre a pensare ai cannoli e alle arancine che mi mancano tanto, penso sicuramente a un momento positivo, a un allenamento bello che ho fatto, o comunque alla fine noi negli allenamenti vari che facciamo testiamo tantissimi workout e magari non hai mai fatto quello che ti propone la gara, però bene o male hai fatto qualcosa di simile, quindi magari penso a come ho spinto in quel workout e cerco di spingere allo stesso modo e di motivarmi, quindi cercando un'energia positiva in qualcosa di positivo che ho fatto in allenamento precedentemente. Posso sicuramente dare il mio contributo al mio team su quanto riguarda la parte con la ginnastica e cercare di essere abbastanza costanti su tutto il resto. Beh, sicuramente l'obiettivo per noi è quello di divertirci e fare bene, fare il nostro e poi come va va. L'obiettivo finale di questa gara è fare la migliore prestazione del nostro team e portare a casa un buon risultato. L'obiettivo del team di quest'anno è sicuramente confrontarci con atleti di alto livello, cercare di capire il nostro livello per poter tornare a casa e continuare a lavorare e migliorarci. Uno dei miei obiettivi degli Open di quest'anno è sicuramente quello di essere più o meno equilibrato sotto tutti i workout. Uno degli obiettivi della finale del Fitness Freaks Challenge di quest'anno è sicuramente quello di divertirmi. L'anno scorso ho preso parte a questa mega competizione, non da atleta, e mi sono divertito tanto. Quest'anno invece, essendo che partecipo anche come atleta, spero di divertirmi ancora di più.